Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Parole che abbiamo sentito di Bersani c'era, però sì, va bene, noi uno sputo, fango, tutte le colpe, però poi insomma la risposta... La colpa è della destra. Beh, la risposta comunque non sta in un tipo di leggi che non aiutano, diciamo, la lotta alla corruzione. Questo mi sembra, in soldoni. Sì, sì, anche colpa della destra, è colpa della... C'è una... Che favorisce. Favorisce. Ma cadere in tentazione. Credo che il 50% della risposta a Bersani sia arrivata già da chi mi ha preceduto. Perché per la prima volta si è... consentitemi, ma veramente per la prima volta, quando è scoppiato questo scandalo, si è spiegato in maniera puntuale che le cosiddette lobby non c'entrano assolutamente nulla con questa vicenda. Perché si è parlato delle lobby? Perché è stata una parolina che ha immesso nel circuito dell'informazione la sinistra per cercare in qualche maniera di non far comprendere appieno l'esatta dinamica di ciò che è successo, e purtroppo c'è anche una pecca del nostro sistema di informazione nazionale che ha difficoltà a tradurre ciò che succede a Bruxelles in Italia. È stato detto, lasciatemelo ribadire, le lobby non c'entrano niente, qui c'è un regime che avrebbe pagato dei deputati per fare e dire determinate cose. I regimi non sono delle lobby, non c'entra assolutamente niente, però si è cominciato a far circolare questa vicenda, ma il problema sono le lobby, non si è capito perché. Dopodiché l'altro 50% è, ma servono delle leggi, ed è colpa della destra se non ci sono leggi che combattono la corruzione. Ora, no, però diciamo la questione è, non so, il contante, no, i tetti, tutte queste le intercettazioni, valigia, questi abbiamo sentito quali erano gli argomenti. Sentitemelo, è un altro modo per, come dire, rendere opaca l'acqua, un po' più torbida, e quindi cercare di non far capire che cosa è successo. Cosa è successo? Che qualcuno ha preso centinaia di migliaia di euro in banconote da 20 e 50 euro, se le messe dentro un trolley e cercava di farle girare un po' per mezza Europa. Questa si chiama corruzione ed è un reato perseguito e perseguibile in qualunque stato dell'Unione, probabilmente in qualunque stato dell'Occidente. Quindi l'idea che serva una legge, che manchi una legge, ma c'è bisogno di una legge per impedire la corruzione, è una cosa che francamente mi fa un po' sorridere. Io credo che c'è una frase di Bersani che invece a me ha colpito, perché secondo me è quella che interroga poi, secondo me, il mondo della sinistra. Lo dico nel tentativo veramente di non marmaldeggiare su una vicenda che, mi rendo conto, chiaramente mi metterebbe in condizione di farlo. Le posizioni politiche espresse da alcuni esponenti pubblicamente della sinistra magari erano discutibili ma legittime, o meglio, lui dice, erano posizioni legittime ma discutibili. Beh, questa è una roba seria, perché nel momento in cui in un'aula plenaria del Parlamento europeo ci sono degli esponenti di sinistra, mi si consenta, sempre nel tentativo di limitarmi nel maramaldeggiare, anche c'è un altro deputato iscritto all'articolo 1 che è intervenuto in quell'aula dicendo delle cose allucinanti, ed è l'onorevole Marc Tarabella, che pur essendo belga, se non sbaglio, è iscritto all'articolo 1. Ora, cosa dice Tarabella? Le stesse cose che diceva la Kylie pochi minuti prima, ovvero che noi dovremmo prendere lezioni di democrazia, di rispetto dei diritti umani, di rispetto dei diritti dei lavoratori da regimi come quello del Qatar. Ora, già soltanto dire una cosa del genere, ma dovrebbe produrre, voglio dire, una presa di distanza da parte della sinistra, indipendentemente dal fatto che poi si è scoperto che forse qualcuno era stato anche un po', come dire, sollecitato in maniera poco legale nel dire e prendere quelle posizioni. Questo è un aspetto che secondo me si è poco evidenziato, perché di nuovo evidenziare questi aspetti significa poi entrare a piedi uniti nel dibattito politico. Cioè, lei dice queste definizione queste posizioni di che cosa è politiche la sinistra. Sì, ho capito, chiaro. Beh, sì,
sì, queste posizioni politiche. Sarina Biraghi, su questo tema, diciamo.